Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi volevo fare per voi qualcosa di veramente speciale, perché abbiamo raggiunto un grande traguardo, almeno per me è un traguardo veramente molto importante che non mi aspettavo dopo 3 mesi su YouTube, ovvero abbiamo raggiunto i 1000 iscritti, cioè siete tantissimi, io sono veramente molto molto contenta e felice di questa cosa perché per me è veramente inaspettato, non so come altro dire. Io vi ringrazio tantissimo anche perché ho conosciuto persone qua su YouTube incredibilmente di supporto che mi hanno aiutata e mi hanno sostenuta fin dal primo momento, quindi io vi ringrazio tutti uno per uno. Davvero, anche se per me è difficile parlare di queste cose, io mi imbarazzo molto, però davvero siete stati dei grandi, basta, non c'è altro modo per dirlo. Niente, io spero che continuerete a seguirmi e a supportarmi e anzi ad aiutarmi a migliorare sempre di più il canale, perché è grazie e soprattutto a voi se continuo a portare dei contenuti che in qualche modo penso e spero possano interessarvi. Quindi, innanzitutto, grazie mille. Quello che ho preparato per voi oggi è qualcosa di un po' speciale che avete votato su Instagram e che a quanto pare ha stracciato ogni concorrenza. Stiamo parlando dei 25 Bookish Facts About Me, ovvero 25 cose che riguardano i libri, la lettura, le mie abitudini, le mie fissazioni, insomma, tutte ovviamente riguardo ai libri. Abbiamo veramente tanto di cui parlare, quindi io partirei subito. Uno, il primo libro che ho letto è stato Matilda di Roald Dahl. E io sono ancora una grandissima fan di Roald Dahl, credo che sia uno degli autori più importanti per la letteratura per bambini mai esistiti e spero che tutti i bambini nel mondo possano leggere le sue storie. Per me Matilda ha significato innanzitutto approcciarmi in un modo bellissimo alla lettura perché Matilda è un personaggio mitico proprio. Non saprei neanche descrivere quanto è stato importante per me nella mia infanzia e io penso che anche tanto di quello che io sono diventata da adulta sia merito anche di Matilda. Ma era veramente uno dei primi libri, sai, all'elementare, in prima elementare. È stata talmente un'esperienza meravigliosa che poi era inevitabile che io diventassi una lettrice. E se non avete mai letto Roald Dahl, fatelo. Due, ho tre librerie, però come penso si possa immaginare, i libri stanno ovunque tranne che in libreria. So che questo è un argomento spinoso, addirittura ho scoperto che ci sono persone che mi sfollowano perché non riescono ad accettare che la mia libreria sia in queste condizioni. Per me è assolutamente assurdo, nel senso che evidentemente non avete un account Bookstagram e non vi rendete conto di quante volte sia frustrante prendere libri e rimetterli a posto. Vabbè, alcune persone sono molto ordinate, lo fanno, io sono totalmente disordinata, io odio mettere a posto e odio fare le pulizie, quindi i miei libri sono impilati per terra, sopra le librerie, sul comodino, ancora in alcune borse che io uso per andare a fare le mie varie foto in giro, così. Insomma, l'ordine non è la mia priorità. In ogni caso, ve lo prometto che quest'anno metto a posto almeno questa libreria, ve lo giuro. 3. Io mi sveglio ogni mattina almeno un'ora prima rispetto a quello che mi serve per prepararmi e per quando devo essere pronta, perché ho bisogno di almeno un'ora per leggere. Cioè io la sera faccio fatica, nel senso che arrivo a casa che sono sempre stanca, o se lavoro da casa, fondamentalmente non esiste un orario di inizio e di fine, cioè esiste che forse dovrei consegnare entro 2 ore tutto il materiale, vabbè, ma in ogni caso, quindi per me è veramente stancante leggere la sera perché non ho neanche la concentrazione giusta per farlo. Ma la mattina, incredibilmente, ovviamente dopo il caffè, perché prima del caffè non esiste nulla, dopo il caffè io mi ritaglio sempre un'oretta, anche prestissimo, cioè ci sono mattine dove mi sveglio alle 6:30 pur di leggere, e per me è proprio il momento migliore per leggere. Io amo leggere anche perché sono da sola, senza nessuno, c'è silenzio ovunque. So che è folle per alcuni di voi che magari amano dormire. Per me non è un problema, anche perché sono molto insonne, quindi. 4. I miei autori preferiti sono Dostoevsky, Condelli, Fenoglio, Nabokov e Pavese. Allora, prima cosa, all male nominees, lo so, purtroppo è così, però mi sembrerà anche molto strano, magari rispetto a quello di cui parlo su questo canale, che io abbia dei gusti molto molto legati alla letteratura classica, o comunque alla letteratura moderna contemporanea, soprattutto italiana e russa. Ma io in realtà per anni ho letto praticamente solo quello, solo questo genere, distaccandomi totalmente dal fantasy. In ogni caso, sono tutti autori che vi consiglio che secondo me dovete leggere per avere una cognizione di causa di come dovrebbe essere l'apice della lettura.
letteratura. 5. Io odio purtroppo, un sacco odio, non sopporto un sacco di autori che sono veramente molto popolari, tra i quali John Green, non mi odiate, Cassandra Clare, ormai lo sapete, Dan Brown, Calvino e Baricco. Cioè proprio io non li riesco a leggere, quindi mi dispiace, non sono autori che fanno per me. 6. Penso che la saga cinematografica del Signore degli Anelli sia nettamente migliore dei libri. Purtroppo io con Tolkien ho un cattivissimo rapporto. Per me è stato difficilissimo arrivare alla fine del Signore degli Anelli e ho letto anche Lo Hobbit e ho letto anche il Silmarillion prima. Quindi che diciate, prova a leggere qualcos'altro, io l'ho fatto, le ho provate tutte, Tolkien non fa per me, mi dispiace. Però i film ad esempio mi piacciono tantissimo, cioè li seguo proprio con passione, li rivedo almeno una volta all'anno. 7. Se leggo di sera io adoro farlo su Kindle, o ancora peggio, io ho scaricato sul cellulare l'app di Kindle, quindi leggo dal cellulare, che so che per molti è quasi un abominio, però spesso sono sul letto, sono sul divano e non ho la luce bassa, quindi odio tenere 3000 luci accese e mi stanco un sacco gli occhi che sono già stanchi, io passo tutta la giornata davanti a uno schermo, davanti a una macchina fotografica a guardare cose. Quindi l'idea anche di stancarli ulteriormente su un libro cartaceo ultimamente mi sta pesando molto. Ma in realtà devo dire che anche tramite il cellulare, che tutti denigrano e fate bene in realtà, però a volte è più comodo per tanti motivi e ce l'ho sempre dietro negli spostamenti, magari se sono in viaggio quindi ho sempre il cellulare dietro, posso utilizzare il cellulare, se non ho il Kindle è scarico, se ho 10 minuti di pausa mentre sto facendo un'attività, insomma ce l'ho sempre per... insomma è sempre disponibile, è molto comodo. 8. Ho 4 tatuaggi dedicati ai libri. E ovviamente è una cifra che salirà, perché insomma io odio tra l'altro parlare dei miei tatuaggi, è proprio una cosa che mi mette molto in imbarazzo e mi dà molto fastidio, quindi probabilmente un giorno succederà e ne parleremo insieme se siete curiosi, ma non ora. L'idea è di continuare, anche perché ho ancora qualche buco vuoto e l'idea è di chiuderli tutti, perché io voglio il bodysuit. 9. Quando entro in libreria io amo vagliare ogni singolo libro, idem in una biblioteca, cioè io entro e devo guardare ogni libro su ogni scaffale, magari proprio escludendo solo le sezioni che proprio non mi interessano, per il resto io devo guardarli tutti, quindi ovviamente questa è un'attività che richiede ore, quindi nessuno mi vuole accompagnare mai se dico andiamo in libreria, perché ovviamente vuol dire perdere un pomeriggio, quindi ci vado raramente, però proprio l'idea che mi possa perdere qualcosa che per me sarà fondamentale mi dà assolutamente fastidio. Mia sorella tra l'altro ha indicato l'andare in libreria con me tra le tre esperienze peggiori che uno possa fare nella vita, quindi credo che forse dovrei un attimo contenermi. 10. Io odio ascoltare musica mentre leggo e odio leggere mentre ascolto musica. Essendo forse due delle mie passioni principali, per me è proprio impossibile concentrarmi solo su una di esse oppure escludere una completamente. Cioè se io sento una canzone, io, qualsiasi essa sia, comunque inizio a prestargli attenzione. Se presto attenzione alla musica e ovviamente a divagare con i miei deliri mentali, smetto di prestare attenzione al libro. Idem, se inizio a leggere, potrebbe esserci qualsiasi cosa di sottofondo che mi tappo le orecchie. Comunque queste due attività fatte insieme mi distraggono molto, quindi evito di farlo. 11. Ogni anno io rileggo Harry Potter. Se non riesco tutta la saga, almeno i primi 5 libri. Gli ultimi due per me sono ancora difficili da digerire, ma i primi 5 ogni anno succede. Tranne nel 2017, che per me è stato un anno dove non sono riuscita proprio a rileggere Harry Potter. È il primo anno da circa una decina d'anni che non riesco. Comunque fate conto che di solito a Pasqua o a Natale, in uno dei due periodi, io mi ritiro spiritualmente in una full immersion dove riesco ad avere un po' di speranza verso l'umanità e pensare che Harry Potter esiste. Se non l'avete ancora letto, ovviamente fatelo. 12. Questa sarà veramente inquietante. Comunque, se io entro in una libreria e trovo un libro che io ho amato particolarmente, magari un po' nascosto, io lo metto sempre in evidenza, tipo lo sposto. Ovviamente generando l'odio di tutti i commessi, però questo non importa. Comunque, io voglio sempre che chiunque arrivi lo veda e che lo trovi. E quindi, in barba al marketing e a tutte le posizioni selezionate per i libri, io li sposto e metto in evidenza quelli che amo. Tra l'altro, ancora peggio, secondo me ho un bigliettino, magari un post-it e una penna, finirò sempre per scrivere un messaggio carino da appiccicare sul libro per incoraggiare qualcuno a leggerlo. È una cosa veramente inquietante. Cioè non riesco a trattenermi, io vorrei, ma
13. Io attualmente leggo in tre lingue diverse, principalmente in inglese, poi in italiano e in spagnolo. Leggevo anche tanto in tedesco, perché è un'altra lingua che ho sempre parlato molto bene, ma devo dire che è un po' di anni che non mi ritrovo mai a leggere qualcosa in tedesco e mi dispiace anche perché ovviamente lo sto perdendo. Questa cosa sta creando ovviamente anche un grande casino mentale e soprattutto il mio italiano, come potete ben capire, è un po' influenzato dalle altre lingue. 14. Questo immagino non capiti solo a me. In ogni caso, io credo di avere 100 milioni di segnalibri di tutte le forme, colori, scritte, non scritte, dedicati, non dedicati, così. Ma puntualmente, se io ho un libro per le mani e ci devo infilare un segnalibro, non ce l'ho mai a portata di mano, ergo finisco per usare qualsiasi cosa tranne i segnalibri. Cioè, ho delle buste di segnalibri, eppure alla fine mi ritrovo a usare un pezzo di carta, il bacchettino del caffè, delle macchinette. Ho aperto un libro e ho trovato dentro una bustina di zucchero, la lima per le unghie, tra l'altro che non ho, ma stiamo parlando di proprio cose a caso. Però davvero è assurdo per me, però immagino che possa succedere anche a voi. Adesso ovviamente ho ripreso l'abitudine di piegare l'angolo, perché non è un crimine. 15. La mia collezione di libri è dimezzata in realtà, perché purtroppo, praticamente, quando io mi sono trasferita e sono andata a vivere da sola, mia madre ha pensato bene di donarne gran parte alla biblioteca del mio paese d'origine. E vorrei dirvi che ho superato questo trauma, ma non è così. Infatti, praticamente ad ora ho recuperato da casa dei miei una parte della libreria che comprende per fortuna un sacco di contemporanei classici e alcuni fantasy, ma i tre quarti della mia libreria dedicati alla letteratura per l'infanzia, quindi tutti i miei libri super storici, sono spariti. Tra cui la prima serie di Harry Potter di Salani. Io avevo delle prime edizioni, che non so se voi abbiate idea di quanto valgono, però potete andare a cercare su eBay, prima edizione Salani, quanto vale. Vorrei sempre dimenticarmi che tutto ciò è successo, ma invece purtroppo non è così. No, ma oltre a quelli di Harry Potter c'erano tanti titoli che io nemmeno posso ricordare, che faccio fatica a recuperare, che non riesco a trovare. 16. Io non posso, ve lo giuro, non posso più mettere piede in una biblioteca, perché penso che altrimenti mi arrestino, almeno qua a Bologna. Cioè, io ho questo difetto di dimenticarmi, scordarmi le date di scadenza. Non riporto mai i libri, ma non lo faccio con cattiveria, mi scordo, cioè magari li ho ancora lì, magari devo ancora elaborarlo, quindi sì, praticamente per dirvi, farvi capire la gravità della situazione, io ho ancora Il barone rampante di Calvino dalla seconda media, preso dalla biblioteca della scuola. Ciao biblioteca delle medie! 17. La mia passione per la letteratura sicuramente in parte viene da mia madre, perché lei ha sempre letto tanto, lei è una grande appassionata di gialli e di thriller, cose che a me non piacciono, però in realtà l'ho sempre vista con un libro in mano. Però devo dire che, oltre sicuramente un po' a lei, grande merito va alla mia maestra delle elementari, che proprio mi ha messo il primo libro in mano e da lì non ho mai smesso, ed è stata davvero brava perché ha trasmesso a tanti di noi questa passione. Infatti ho proprio tanti amici che sono appassionati di lettura, cioè da quando siamo proprio stati all'elementare. Molto bella come cosa, secondo me. Devo dire di essere stata molto fortunata, perché sia lei che i miei professori delle medie e delle superiori mi hanno davvero tanto supportata in questa passione, mi hanno sempre incoraggiata a proseguirla e hanno trasmesso anche la loro passione, la loro cultura riguardo all'ambiente letterario e ai libri. Io infatti sono veramente molto fortunata e mi ritengo molto fortunata per questo. Mi auguro sempre che tutti possano avere la mia stessa fortuna. So che non è così perché non tutti sono dei bravissimi insegnanti, ma mi auguro che tutti possano avere la stessa fortuna di trovare persone così appassionate, così brave nel trasmettere questa loro passione. 18. Il mio primo e unico book boyfriend è e sempre sarà Sirius Black. Ho un po' tradito Sirius con Cutsbracker, but that's another story. Ma Sirius Black è e rimarrà sempre mio unico amore. 19. Durante la mia adolescenza io ero veramente molto appassionata di vampiri, soprattutto grazie ad Anne Rice. Ho letto davvero tantissimo sull'argomento e anche di autori molto sconosciuti, eccetera. Adesso invece è proprio un argomento, proprio leggo vampiri e no, not interested. Non so perché, forse dipende da una serie di motivi, sicuramente c'è stata quella fase Twilight, che è un momento in cui c'è stata questa catapulta di Twilight che ha
secondo me è molto rovinato l'ambiente vampiresco. So che è una serie molto amata, quindi se vi piace o se l'amate, no, non vi preoccupate, però per me il vampiro è l'estat, cioè il vampiro non è quello che sprilluccica. Proprio da lì in poi ho cominciato ad avere un rigetto. Madonna, scrivi italiano. Da lì in poi ho cominciato ad avere un rigetto per tutto ciò che riguardasse il tema vampiri. Denti, io guardo molto alle copertine dei libri, è vero, perché secondo me una copertina indecente, una poca cura grafica, sono sinonimo di poca cura nella creazione dell'opera. È vero che una copertina non fa il contenuto del libro, siamo d'accordo su questo, ma essendo il mio lavoro quello di Art Director, io guardo tantissimo a com'è impostato. A me tra l'altro piacciono moltissimo le copertine con una bella foto e magari un font molto piccolo, o esattamente il contrario, le copertine ipergrafiche, ma non quelle tipo con personaggi super strani, così no, quelle sono trashissime. A me piacciono quelle dove c'è il font, un lavoro sul carattere, quelle dove ci sono elementi vettoriali che creano un disegno, una forma, una cornice. So che è un aspetto frivolo, ma visto dal mio punto di vista è tutto tranne che frivolo. Io capisco che sia un aspetto secondario, però non è un aspetto secondario, soprattutto per chi fa il mio lavoro. Il mio poeta preferito è sempre stato Giuseppe Ungaretti, ma amo moltissimo anche Emily Dickinson e Sylvia Plath. Per me la poesia, anche se non è stata mai una cosa a cui mi sono avvicinata tantissimo, penso che sia proprio uno dei metodi narrativi che più mi colpiscono. Negli anni è proprio una cosa che ha toccato molto le mie corde. 22. Io non giudico le persone dai libri che leggono. Per me chiunque può leggere il genere che vuole, ma giudico le persone per come parlano dei libri che leggono. So che è brutto da dire, però io detesto, scusatemi, è brutto da dire, soprattutto perché uno dovrebbe parlare dei libri nella maniera che lo rende più sicuro nel farlo, insomma, non è questo il problema. Però io odio quando per descrivere libri dicono bellissimo, brutto, che schifo, l'ho adorato. Cioè, può essere un primo commento, ma poi io mi pretendo sempre un'analisi, cioè mi spiace, ma io voglio arrivare a dei punti chiave, cioè perché ti è piaciuto, analizza perché ti è piaciuto. Quando sento è bellissimo. 23. Io amo i libri vissuti, rovinati, scritti, sottolineati, con degli appunti, con delle dediche, cioè sono proprio cose che io amo. Io ho un sacco di libri usati perché secondo me hanno un valore quasi aggiuntivo, perché c'è qualcosa che racconta un'altra storia e mi piace proprio andare a vedere cosa è stato sottolineato, se ci sono dediche, ricostruire, immaginarmi storie strane di personaggi che hanno regalato, insomma. So che sono portinaia dentro in questo aspetto perché mi faccio i cavolacci degli altri, però veramente per me è una cosa emozionante, direi. 24. Sono molto felice di farveli vedere perché sono molto orgogliosa di questa cosa. Comunque, io ho creato due copertine per due libri diversi. Una si chiama Gli Infiniti Possibili e l'altra invece Solo per i tuoi occhi blu. E una è una mia foto e l'altra una mia grafica ed entrambi i libri sono di Fabio Rodda, che è un autore emergente bolognese. Per me è stato qualcosa di molto importante perché ha unito sia parte del mio lavoro, che in realtà deriva da una passione, cioè io ho voluto leggere questi libri e interpretare tramite l'immagine quello che avevo letto dentro tutti questi due volumi. Più ovviamente unisce la passione per la letteratura, quindi per me è proprio tipo l'apice di quello che potevo fare. Sono molto orgogliosa e molto felice di aver lavorato ad entrambe le copertine. Spero di lavorare a tante altre perché è proprio una cosa meravigliosa e ringrazio sempre Fabio per avermi dato la possibilità di fare questa cosa con grande piacere. 25, quindi l'ultimo bookish facts, è che se io dovessi pensare a un mio alter ego letterario, sicuramente indicherei Elizabeth Bennet, perché è così da sempre. Da quando lessi la primissima volta Orgoglio e Pregiudizio, per me è stato un testo fondamentale. Capisco che molti fanno fatica a contestualizzarlo ora, ma pensare che è stato scritto più di 250 anni fa, per me è qualcosa che sposta davvero molto il metro di giudizio su questo libro. Io l'ho amato, mi ci sono riflessa profondamente nella storia di Elizabeth. Io non avrei fatto un sacco di cose che si è vista costretta a fare lei, perché stiamo parlando di un'epoca un po' diversa dalla nostra. Per me davvero è stato un personaggio che ha segnato una grande svolta, anche solo per la rappresentazione femminile, per come io ho iniziato a vedere i ruoli, per come ho iniziato a vedere le dinamiche. Da lì purtroppo è nato tutto, è veramente uno dei motivi che proprio mi hanno scatenato tante domande, tante cose che poi hanno portato ovviamente a me a essere super agguerrita su certe questioni.
come voi sapete, ci vediamo tutti i venerdì proprio per questo. Niente, questo video finisce qui, nel senso che abbiamo snocciolato tutti i miei 25 bookish facts. Fatemi sapere se qualcosa di quello che ho detto vi è incuriosita e spero che non mi prendiate davvero come una pazza furiosa. Però, beh, io penso che tutti i lettori abbiano il loro pallino, la loro cosa strana, perché si parla di abitudini, insomma. E io volevo ancora ringraziarvi tantissimo perché siete una community incredibile e solo grazie a voi io sono arrivata a questo traguardo che, cioè, mi rendo conto che non è una cosa gigante, ma per me lo è. E quindi sono veramente molto felice, ho conosciuto un sacco di persone qua su YouTube che mi danno veramente tanta speranza nell'umanità, mi rendono felice di aver iniziato questo progetto, perché voi non potete rendervi conto quanto il vostro supporto dall'altra parte sia qualcosa di prezioso. E mi sto imbarazzando un sacco perché io non sono abituata a parlare di queste cose, però davvero grazie, perché mi state dando un sostegno incredibile, io vi sarò sempre grata. Siete gli iscritti fantastici, una community fantastica. Per concludere oggi, se avete voglia di sclerare insieme a me, raccontarmi qualcosa su di voi e quali sono le vostre fissazioni, ci vediamo giù nei commenti, mi raccomando. Se non l'avete fatto, likeate il video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ancora grazie di tutto, ciao!